Pixis 30 Wolf Round, quindi WA Fishing. Andiamo a provarla. Di uscire fuori in acqua a provare la barca, questa bellissima Pixis 30 Walk Round, voglio darti qualche informazione tecnica. Quindi siamo su una barca di 8,34 m di lunghezza fuori tutto, 2,99 m, quindi quasi 3 metri di larghezza. La barca oggi è motorizzata con due motori da 250 cavalli Honda, dei motori stupendi con i comandi elettronici. Iniziamo da questo grandioso pozzetto. Infatti la barca ha il nome di Fishing non a caso, è attrezzata per veramente delle battute di pesca importanti. Infatti abbiamo tutta l'attrezzatura qua sotto, questo mobile, vasca dal vivo e tutte le cassettiere per le lenze, per le esche, vasca dal vivo e vasca del pescato a seconda, il piatto per slamare tutto quanto il pesce, quindi la postazione di lavoro è ottima ed è grandissima. Ma cosa ne facciamo di un pozzetto così grande? Bene, le panche ci sono, infatti in questa posizione lateralmente è scomparsa, abbiamo una panca ovviamente con tanto di cuscineria e la stessa cosa vale per la poppa. Quindi anche qua abbiamo la possibilità di un'altra panca. Come vedi lo spazio ce n'è tanto. Non ti bastasse la panca per sederti ma vuoi anche cucinare, non devi far altro che aprire questa zona dove hai sopra una piastra un lavello, il frigorifero e l'accesso per fare cambusa. Beh, tutto quello che può servire c'è. Oltre al pozzetto possiamo andare tranquillamente anche a poppa, che ci divide per evitare di cascare in acqua o magari perdere un bambino o un pet, un cane, un gatto, qualsiasi roba tu abbia a bordo o qualcuno che tu abbia a bordo. Non dovrai fare altro che alzare lo sportello, aprirlo e accedere nella zona di poppa dei motori. Eccoli qua i 500 cavalli. Due motori da 250 Honda, quattro tempi iniezione ovviamente, comando elettronico, ultimissima generazione di motori, super potenti e super parsimoniosi, consumano poco. Dimenticavo quasi una delle cose molto importanti, la silenziosità. In questo momento i motori sono accesi e io sono qua e parlo tranquillamente a bassa voce. La console di guida, la plancia di controllo del comandante della barca, timone centrale ovviamente, timoneria idraulica necessaria e altrettanto sicura, strumentazione originale della Honda che ti dà tutti i dati relativi alle centraline di Honda e tutto quello che ti può servire per poter navigare. Uno spazio enorme per poter installare a tua necessità un 12 o 16 pollici di GPS cartografico o quello che preferisci. Lo spazio è veramente tanto ampio, comodo, e qua sopra un porto oggetti. Passaggio a prua da ambedue i lati, quindi sia a sinistra che a destra, babordo e tribordo. Il passaggio è veramente largo, infatti abbiamo quasi 30 cm di larghezza, il piede ci sta tranquillamente anche in questo lato. Accedo alla prua in tutta sicurezza perché ho tutti i pali d'acciaio, quindi i pulpiti del T-top ma anche del corrimano che mi fanno da sicurezza. Giornata caldina anche oggi in effetti, ma mi posso godere il mio prendisole. Infatti oltre al passaggio laterale su tutta la prora, quindi anche davanti al prendisole, tutta in questa zona qua è calpestabile, ho questo ottimo prendisole. Guarda un po' quanto spazio, che popò di prendisole. La mia super agilità, ti faccio vedere anche come ci si straia velocemente. Guarda un po' che roba. Come ti dicevo, il piano di calpestio, quindi il passaggio è anche di fronte al prendisole. In questo momento infatti non sono su un prendisole, ma comodamente sul piano di calpestio. Qua alla mia destra, sotto di me, c'è il vano del salpancore elettrico, quindi tutto quanto fruibile, assolutamente comodo e ampissimo. Il bello poi della console di guida, della plancia di comando, è che la si può ovviamente timonare in questa posizione, quindi con il popò appoggiato dietro, oppure posso anche sedermi comodamente sulla panca abbassando e comodamente star sdraiati seduti qua. Ma andiamo a scoprire l'interno di questa Pixis, apriamo la porta della cabina e scendiamo. Seguimi, andiamo a scoprirla.
Se dal nome ti sei fatto confondere pensando a una barca da pesca, beh, qui dentro è una barca, uno yacht di lusso. Infatti le rifiniture, i tappeti, i tessuti sono veramente di altissima qualità, tutti quanti i passaggi sono belli, finiti molto bene. Ma guarda un po' l'ambientazione in cui siamo sdraiati e la larghezza, quant'è larga questa prua. Non sto in piedi in bagno per farti vedere che la tazza è chiusa, ma ci sto per farti vedere le altezze. Infatti siamo su un 30 piedi walk around, quindi col prendisole davanti e tutto il passaggio. Nonostante questo, sotto qua in bagno c'è veramente tanto spazio. In altezza, adesso mi abbasso ovviamente, in profondità, in larghezza, compresa la doccia, posso farmi la doccia anche internamente. Lavello, beh, veramente comoda e confortevole, oltre che bella. Il letto è messo in modo longitudinale, sempre un letto matrimoniale alla francese, due ragazzi ci stanno super comodi in questa posizione. Basta con questo caldo, non ce la faccio quasi più a chiacchierare e a star sotto il sole fermi, di conseguenza stacco di massa, cavetto di sicurezza sempre legato al polso, in grano le marce, affondiamo il gas e andiamo a divertirci, seguimi. Andiamo a provare in quanto tempo entriamo in planata, quindi ingraniamo le marce, da zona fermi, pronti, via, 3, 2, 1, 2, 3, 4 secondi, mamma mia, in 4 secondi siamo già in planata. Il minimo di planata, 14,5 nodi a 2950 giri, niente male, considerando che siamo ancora con la mappatura Ecomo, che vuol dire che il motore è programmato per consumare il meno possibile. Infatti se vado a vedere i dati di consumo sono molto bassi, stiamo consumando 20 litri a motore ora. Adesso basta ridere e scherzare, vediamo quanto fa questa fantastica barca con questi 500 cavalli. Affondiamo il gas a tutta manetta, via. Rimiamo bene i motori. Male, siamo veramente stabili, la velocità non si percepisce e stiamo navigando a 44 nodi, 6350 giri motore. Non potevo non concludere questa fantastica prova, veramente fantastica, con questa Pyxis 30 davanti al mio bancone del pesce, quello per i veri pescatori pro. Tutte le informazioni tecniche che ti ho dato in navigazione le ritrovi comunque nella tendina del video qui sotto e anche altre informazioni che non ti ho dato. Non dimenticarti di iscriverti sul nostro canale Barche Bellandi per le prove in mare, in acqua e anche per le pillole. Dal lago di Garda su questa fantastica Pyxis 30 non mi resta altro che salutarti, darti buon vento e occhio sempre al meteo.